Il cielo era rosso per via delle luci e dei fuochi che si riflettevano sulle nuvole basse. Sembrava che qualcosa di tremendo dovesse succedere da un momento all'altro, ma allo stesso tempo tutto era fermo e immobile, di una calma irreale. Enormi edifici piramidali in pietra erano stati costruiti per onorare il giorno in cui siamo apparsi sulla terra. La nostra patria era il deserto, e in quello spazio apparentemente vuoto abbiamo fondato la nostra società. Una società che attraverso innumerevoli mutazioni è arrivata fino ad oggi. A quel tempo noi eravamo delle divinità venerate dagli uomini. Per moltissimi secoli, in innumerevoli civiltà umane, siamo stati venerati e santificati, ma non tutti noi volevamo vivere su di un piedistallo. I piedistalli servono a renderti sacro ed eterno, ma i piedistalli ti possono anche allontanare definitivamente dalla realtà. Noi non volevamo diventare dei monumenti. Le piramidi sono la casa dell'eternità, ma sono, e restano, costruzioni umane che hanno avuto una genesi e avranno quindi anche una fine. Non volevamo diventare dei monumenti, dicevo, e non volevamo neppure vivere in mezzo a dei monumenti, cercavamo qualcosa di più antico e sacro, qualcosa che non fosse umano. Decidemmo quindi di viaggiare ed espandere la nostra specie nel mondo. In questa espansione, un piccolo gruppo di noi arrivò fino a qui. Qui, per secoli abbiamo vissuto e tuttora viviamo. Qui, ci siamo fermati, perché queste montagne ci ricordano le nostre antiche piramidi pur non essendo dei monumenti fatti dagli umani, elementi naturali ma così maestosi e mutevoli, tanto da diventare presenze fisiche, autonome, vive. Qui ogni montagna ha il suo nome dato dagli umani nei tempi antichi. Qui fummo accolti benevolmente dagli umani. Quando arrivammo dall'Egitto, portammo con noi, tra le altre cose, alcuni semi di lino e di canapa. Gli umani li piantarono e usarono le fibre del lino e della canapa per farne filati. Per secoli gli umani si sono serviti dei nostri semi e grazie a queste colture si sono assicurati la sopravvivenza in un territorio per loro difficile. Queste colture sono diventate elementi comuni del paesaggio,
ne hanno plasmato la forma e con questi l'identità del territorio. I paesaggi non sono mai puramente naturali e la loro stessa diversità è un fatto di cultura. Poi il mondo è cambiato e per ragioni complesse gli umani hanno cominciato ad abbandonare questo paese. Dopo la guerra, il paese e tutta la montagna si sono spopolati per via della povertà. Inoltre, la canapa e il lino hanno perso valore perché la produzione industriale si è adattata all'economia globale, la quale è orientata esclusivamente sul cotone. Da allora, il lino e la canapa sono scomparsi dalle montagne. Al loro posto, sono comparse macchine sempre più complesse e rumorose. I paesaggi prevalenti del mondo attuale, un mondo segnato dall'accelerazione del tempo e dal restringimento del pianeta, sono essenzialmente dei paesaggi urbani o in via di urbanizzazione. Così, il paesaggio è cambiato. Così, la tradizione si è perduta. Oggi, gli umani stanno lentamente capendo l'importanza di quelle culture perdute e di quello che gli abbiamo donato in antichità e che potrebbero sparire definitivamente insieme alle memorie degli ultimi testimoni. Perché quelle culture e quelle produzioni non erano solo un mezzo di sostentamento, ma hanno plasmato l'identità del territorio e dei suoi abitanti. Perché il modello economico, che sembrava dover cambiare il mondo per sempre, adesso sta dimostrando la propria debolezza. Perché non si può più pensare uno sviluppo senza la natura. Dalla faticosa lotta degli uomini contro la natura, siamo passati a una situazione in cui la natura quasi non ce la fa più a difendersi dagli umani. Da una condizione in cui si assegnava valore alle cose, a seconda della loro utilità e difficoltà di produrle o reperirle, siamo passati a valori totalmente fittizi e convenzionali, che ormai sono soltanto prezzi.
Intanto, là fuori nel mondo, forze naturali, oscure e potenti, si stanno manifestando con brutale potenza. Intanto, là fuori nel mondo, una terribile pandemia si diffonde. Gli umani reagiscono con paura e con poca razionalità. L'economia è ad un passo dal collasso. In pochi giorni, il tempo ha subito un'accelerazione. In pochi giorni, tutto è cambiato, mostrando i limiti di un modello che dà più valore alla ricchezza che al benessere. Nell'incertezza di questo cammino, gli umani hanno difficoltà a comprendere e immaginare, considerato che la loro vita è ogni giorno più difficile e precaria. Troviamo dunque al bivio tra due scelte alternative: tentare di prolungare la via dello sviluppo, cercando di affrontare le contraddizioni sempre più gravi che emergono, o invece tentare di congedarsi da questa corsa, per rielaborare gli elementi di una civiltà più moderata e più tollerabile nel suo impatto verso la natura, verso i settori più poveri dell'umanità, verso le future generazioni e verso la stessa biodiversità, anche culturale, degli esseri viventi. Quanto sta accadendo ci ha messo davanti alla impossibilità della crescita infinita. Sarà uno stimolo ad una differente presa di coscienza? Chi può dirlo? Noi non vogliamo dare lezioni di vita, né trarre conclusioni. Noi non abbiamo risposte, stiamo solo raccontando quello che succede con i nostri occhi estranei. Se la distanza e il cambio di prospettiva rappresentano la chiave per rileggere la realtà,
L'unità di misura di queste distanze sono le relazioni che vengono tessute col tempo. Sono contento che abbiamo seminato la canapa e il lino, perché i giovani, è partito dai giovani, e che si ritorna, perché a me dispiace, mi fa male il cuore vedere tutta questa terra abbandono, pieno di rovi e urtiche. Meno male che qualcuno va avanti. Speriamo che continuino almeno qualcuno. Cosa rende unico questo luogo? Le montagne, i prati, l'odore della legna bruciata. Cose semplici e meravigliose. Come questi piccoli fiori azzurri e come i tanti racconti che si portano con sé e li attraversano, definendo la specificità di questi luoghi. Guarda che mani che lavorano. Fai il mio telefonino alle rosse. Mi è brutto anche se sono la mia. Perché se la trovai in fotografia, che dritto spettati che fu preso. Tutto a mano, c'erano 7-8 telai. Ci sono il telaio, facevano la tela, quello della canapa facevano anche un po' di pezzotti, così, ma sì, lino, sì, proprio la tela delle facevano lenzuola. Proprio la lina, la tela, che duri che era. I gomitoli che dopo si facevano, teniamo al guscio della lumaca. Per fare sul... Perché c'era mia carta, no? Non c'era carta. Ah, certo. Sì. E si trae insieme, parlo in dialetto, sì. Insieme nelle stalle, magari ho anche una ventina col moroso, perché il fa è mietre al tempo. Sì. Ma il moroso andava perché non mi è da lavorare, se sti fa sta levera. Non mi è da lavorare. E poi a rimbiancarlo, quando era fatto la fascia dei dei, lo mettevano sull'erba della rugiada. I ricordi sono solo forme. La lettura del paesaggio diventa così una chiave
per capire la complessità del reale. I paesaggi sono fatti culturali, poiché sempre abitati, percepiti e trasformati dalla presenza, e dunque doppiamente diversi e significativi in funzione della loro situazione geografica e delle società umane che li hanno plasmati. Se i paesaggi contemporanei hanno bisogno di cure ecologiche, è anche per salvare il senso della relazione sociale nel suo luogo. Oggi siamo appena all'inizio di una nuova era della storia umana, la cui posta in gioco può sembrarci, al contempo, mai stata così vicina o così spaventosamente lontana. Noi ci sentiamo compagni in tutta la terra, noi ci serviamo dello stesso linguaggio per rivendicare i medesimi interessi. Sta per giungere il momento in cui avremo, con lancio spontaneo, la stessa tattica, una sola parola d'ordine. Il nostro esercito si leva da tutti gli angoli della terra.